E ora lo spazio dedicato alla moda e alle tendenze, ne parlo come sempre con la nostra fashion reporter, bella, brava, affascinante, Valeria Oppenheimer. I could have my Gucci on. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ben trovato. Allora, mantengo un... E di che parliamo oggi? Ma quanto? Parliamo. Vabbè, allora, senti. Grazie. Di che parliamo? Parliamo di Mermaid Core. Di che? Mermaid Core. Vabbè, te lo dico facile. Ma esiste, allora, non è che me lo stai prendendo in giro. Noi siamo boomer, perciò per noi non esiste. No, parla per me, tu non sei boomer. Che io boomer? Sono boomerissima. Sei una ragazzina, sei. Io sono boomerissima. Per i ragazzi il suffisso core si attacca alle parole che hanno una forte carica visiva. Quindi se ti dico ad esempio ballet core, ti dico che va di moda il balletto. Camper core, ti dico che va di moda il camper. Questo è vero. Questo è verissimo. Va di moda camper. Mermaid in inglese vuol dire sirena, quindi parliamo delle sirenette. E mo in, va di moda... La sirena di moda. Va di moda già da 2 anni, ecco. Quest'anno è una tendenza che... Io lo seguo la moda, come vedete, perché proprio sto sul pezzo, come si dice. Va di moda da 2 anni la sirena. Va di moda da 2 anni, le sirenette vanno di moda, poi a maggio è uscito Le stiamo vedendo effettivamente. Tutti, esatto, questa è ad esempio una sfilata in cui si vedono tante... Vabbè, questa però è da dentro, questa non è moda, scusa, questa sta... Questa è, diciamo, è la suggestione di oggi, le sirene, cioè, il mondo magico. Però sai che gli abiti a sirena in realtà non solo sono molto amati dalle donne, molto romantici. Dagli uomini non tanto, perché non mi risulta. Gli uomini apprezzano però. Gli uomini apprezziamo le donne vestite a sirena, ma insomma non lo sirenetto. Ancora ne vedo tanti. L'uomo sirenetto ancora non l'abbiamo visto, ma chissà. Ma diciamo che hanno una forte carica visiva. Per darti un'idea un po' ancora più forte, che ti voglio far vedere qualcosa che abbiamo portato oggi. Vedi, ad esempio qui abbiamo degli abiti che richiamano le squame dei pesci. Oppure guarda, quando abbiamo gli abiti a rete che vanno tanto di moda per la spiaggia. Ma questo fa parte tutto di quella tendenza. Mare, tutto mermaid core, tutto il mondo delle sirene. Vedi quest'abito a sirena bellissimo, sai di chi è? Questo è bello. Di una delle regine della televisione italiana, Milly Carlucci. Questo è proprio uno dei suoi abiti. E questo i nostri... Salutiamo Milly. Un bacio. Bellissima. E anche Angelo, suo marito. Ciao. Eccola lì, bellissima. Lei usa tantissimo gli abiti a sirena. È proprio, diciamo, uno stile che ama molto. Posso dire che io però negli occhi ho qualche immagine degli anni passati di questo abito, no? Beh, allora, questo che abbiamo qui è abbastanza recente, però lei da sempre utilizza tantissimo gli abiti a sirena, perciò sicuramente ne avrei viste. No, non delle nostre attrici, ma negli anni 30-40 c'era qualcosa. Era bello, l'abito a sirena fa sognare. No, nel senso, non lo so, c'è sempre stato. Io oggi ti ho portato però un abito molto famoso, molto speciale, che è l'abito aragosta, perché diciamo che poi il legame tra moda, lo possiamo ampliare un po', eccolo qui, questo film. Cioè non è abbattuta, proprio abito. L'abito aragosta, uno degli abiti più famosi di Elsa Schiaparelli, una delle regine della moda italiana. E si mangia? Non si mangia, lei lo fece, lo concepì insieme a Salvador Dalì e questo abito fece scandalo perché lo scelse Wally Simpson per il suo corredo di nozze con il duca di Windsor. Quindi super scandalo. No, devo dire la verità. Sembra iper contemporaneo, invece stiamo parlando di anni. Questo era del 37 se non sbaglio. Poi vi ho portato delle immagini invece di un'artista olandese, una stilista, si chiama Iris van Herpen. Lei è una donna che ama moltissimo il mondo naturale e ha fatto tutti abiti che richiamano molto il mondo del mare, dei mostri marini, le collezioni, le meduse. Allora, questa è alta moda, giusto? Sì. Ma l'alta moda si indossa? L'alta moda, diciamo che in questo caso la indossano veramente pochissime persone. Cioè ti invitano a casa degli amici, no? Non puoi no, è una domanda che faccio. Allora, con questi sicuramente. Ma neanche al teatro. Noi non andremo neanche al teatro. Io però, dato che appunto voglio sempre lasciare a chi ci guarda un'idea che richiami l'argomento del giorno. No, ma è giusto. Anche perché giustamente noi qui parliamo di tendenze alta moda. Parliamo di tendenze. Di moda. Nascono da qua poi gli abiti che porteremo per strada. Cioè, assolutamente non così. Ma derivati da. Però ti ho portato una cosa più facile che sicuramente abbiamo tutti nell'armadio. Questa in particolare è proprio. Ma Silvestrin mi ha portato. Silvestrin, no, questa è mia. Elisa, non c'è.
la maglia Mariniere. Arriva dal mondo del lavoro. Ne ho comprata una a Genova quest'inverno. Rossa, però, l'ho comprata anche rossa. Questa non passerà mai di moda. Qui vediamo tante dive del cinema. Questa è un grande classico proprio. Classica. Era la divisa dei marinai nel XIX secolo. Fu la nostra amata Coco Chanel a renderla un simbolo dell'eleganza balneare. Però, anche su questo, cioè, Coco Chanel è stata una donna illuminante, ma era l'intuizione che l'ha fatta così, perché giusto? Sì, ma senti, pensa alla modernità anche. Io ne sono convinto di questo, io ti ringrazio perché io mi illumino quando ti vedo, e poi oggi sei praticamente illuminato, però te lo devo dire con grande franchezza.